Orientare formando e formare orientando, la scuola incontra lo sport. Il progetto promosso dal Panatron International fa tappa ad Ariano Irpino all'Istituto Comprensivo Don Milani. Il professor Pierluigi Palmieri, dirigente del Panatron e docente universitario, ha incontrato diverse classi della scuola secondaria di primo grado. L'intento del progetto è quello di coinvolgere gli insegnanti delle discipline altre nell'acquisire spunti di carattere didattico, metodologico per l'approfondimento appunto nell'ambito delle classi, delle varie materie, delle tematiche che possono nascere, gli spunti appunto, che possono nascere dalla pratica sportiva. Partner del progetto anche l'Università dell'Aquila con la ricercatrice Giulia Vinciguerra. L'Università insieme ai vari enti di responsabili come gli assessorati alla sanità e i dipartimenti di prevenzione si stanno adoperando moltissimo affinché il messaggio della non sedentarietà e quindi del recupero della motricità di base si attui in un processo effettivamente concreto. Iniziando da dove? Chiaramente le famiglie per quello che possono, ma soprattutto dalle scuole, ecco perché siamo qui. Tra gli ospiti, veri e propri esempi per le giovani generazioni, c'è l'ex arbitro internazionale, originario di Torre del Greco, Liberato Esposito. Vivo con i giovani, facciamo i corsi di arbitro, quindi arruoliamo tantissimi giovani. Li togliamo da quegli spazi tra la scuola e la sera, quindi impegnati in questa attività, perché l'attività arbitrale è importante avere anche una condizione atletica, quindi nel pomeriggio loro due volte alla settimana scendono, vanno in un polo di allenamento e si preparano, perché senza la preparazione atletica è impensabile che un arbitro possa dirigere una gara.